Lorenzo Bianchini è uno dei nomi più importanti dell'horror indipendente made in Italy. Radice Quadrata di Tre, Custodes Bestie, poi il cambio di genere con Film Sporco. Raccontaci come è iniziata la tua avventura nel cinema di genere. La passione per il cinema di genere ce l'ho da che ne ho memoria, quindi sin da bambino avevo voglia di fare e di raccontare storie di fantasmi. L'avventura vera e propria nella cinematografia è iniziata da che ho cominciato a prendere la mia prima telecamera e quindi a girare il primo cortometraggio assieme a mia cugina, Paura Dentro, che è un lavoro di 20 minuti senza dialoghi ambientato all'interno di un bosco. E da lì poi ho continuato su sta strada e ho prodotto un altro cortometraggio, poi un mediometraggio e i quattro lunghi che hai accennato. Caratteristica fondamentale dei tuoi horror, già a partire dai cortometraggi, è il tuo voler legare le storie raccontate ad ambienti ben precisi, riconoscibili e riconducibili a quelli che tu vivi quotidianamente. La tua scelta si è spinta fino a decidere di adottare, in percentuali maggiori o minori, il dialetto friulano all'interno dei film. Quanto della cultura del Friuli racchiudi all'interno dei tuoi film, anche a livello di temi narrati e non solo di location o di lingua? Diciamo che chiaramente la tua formazione culturale ce l'hai in base all'ambiente in cui vivi, dove cresci, alle persone con cui hai a che fare, e quindi è direttamente legato alla terra dove vivi. Di rimando quindi tutto ciò che assorbi dalla cultura locale poi la trasponi in immagini, in questo caso in film. L'utilizzo della lingua friulana è stata una scelta sia dovuta al fatto che a Udine c'è un festival organizzato dal Centro Espressioni Cinematografiche, la cui regola è la lingua friulana, e quindi il primo motivo per partecipare a questo festival appunto era girare in lingua friulana. In secondo luogo, la lingua friulana dà veridicità alla storia, cioè cala più in questo substrato, insomma, culturale, locale, le storie che vado raccontando, e rende gli attori e la recita molto più spontanei, essendo loro abituati a parlare la lingua friulana quotidianamente. Basta, questi sono i motivi fondamentali. Poi chiaramente le location sono quelle perché sono costretto a girare lì. Invece la scelta di creare degli horror profondamente legati all'Italia e ancor più alla tua terra ti ha mai creato degli intralci a livello di distribuzione? No, forse ha destato curiosità, nel senso che vedere un horror girato in una lingua legata soprattutto ad una realtà rurale poteva effettivamente destare qualche sospetto prima di girarli, il rischio di cadere nel ridicolo, il rischio di non venire compresi. Invece, secondo me, in primis il cinema immagine, la lingua va in secondo piano. Quindi se questi film venissero visti in un altro stato sarebbero sottotitolati, quindi parla l'immagine e il linguaggio. Quindi dal punto di vista della distribuzione non ho trovato, anzi ho trovato rispetto alla lingua motivi di interesse anziché ostacolo per queste piccole distribuzioni che ho avuto. Vieni spesso paragonato a Pupi Avati, appunto in particolare per il fatto di aver legato tematiche horror e thriller a una precisa regione italiana e a una cultura popolare. Il paragone si fa ancora più corposo se andiamo ad analizzare ad esempio il tema dei dipinti che nascondono degli elementi di verità utili per lo svolgersi del plot. È una cosa che accomuna Custodes Bestie anche al nuovo lungometraggio che hai girato, Occhi. Cosa ti ha portato a nascondere la tua verità nelle immagini dipinte più di una volta? Perché essendo il cinema in primis un linguaggio che si basa sull'immagine visivo, di rimando anche l'affresco è comunque una forma artistica che ha come base espressiva l'immagine, quindi c'è una voglia di comunicare attraverso l'immagine anche tramite l'affresco, e poi è una sorta di fotografia del tempo che può racchiudere anche simbologie, quindi c'è un messaggi subliminali che spesso vengono adottati nelle rappresentazioni di queste forme. Un altro punto in comune nei tuoi lungometraggi presentati qui al Fanta Festival è la presenza di qualche entità oscura, rapportabile soprattutto nei primi due a una figura simile al demonio,
da cui deriva il male che racconti nelle tue storie. Anche questa personale demonologia può essere ricondotta al folklore friulano? Il tema del demonio comunque è più universale rispetto a una cultura locale come può essere quella friulana, però anche nel Friuli si trovano delle leggende popolari che raccontano del diavolo, del demonio, quindi si può ricondurre non solo al Friuli ma a tutte le altre regioni italiane e oltre i confini italiani. Occhi, il tuo ultimo lungometraggio è di certo il più scevro da scene splatter o di sangue, un meccanismo di sottrazione che è iniziato con Radice Quadrata di 3, che era forse il film in cui c'erano più scene di questo genere, è arrivato qui al culmine. Perché questa scelta di svuotare un horror dalle scene che in genere sono quelle ritenute cardine? Beh, diciamo questo, posso dire che non è una scelta quella di svuotare e quella di badare proprio al minimalismo narrativo rispetto al racconto della storia. Piacendomi i film d'atmosfera, prediligendo questi rispetto a quelli più cruenti, a quelli più splatter, istintivamente quando scrivo automaticamente sottraggo, ma senza una volontà precisa. Radice Quadrata di 3 e Custode Sbestie sono due autoproduzioni. Con Occhi invece mi sembra che tu abbia vissuto la tua prima esperienza di un film realizzato con una produzione esterna. Come ci sei arrivato e cosa è cambiato durante la lavorazione del film, in bene e in male? Diciamo che io ho definito Occhi come comunque una sorta di prolungamento del sistema produttivo che adottavo in precedenza. Perché questo? Perché comunque c'è stata l'avvento fondamentale di Francisco Villalobos, quindi di questa produzione portoghese, però amo definire questo film una coproduzione italo-portoghese, perché ci sono stati anche dei personaggi di questo gruppo di lavoro solito mio con cui ho girato gli altri film, che hanno lavorato gratuitamente per questo Occhi, in una vera e forma di coproduzione. Comunque ci sono stati degli elementi positivi, perché per la prima volta, ad esempio, quindi tra l'altro ci tengo a dire che è stata fatta con un budget risicatissimo e senza finanziamenti, nessun tipo di finanziamento statale. Diciamo che di positivo ho avuto la possibilità per la prima volta di lavorare per esempio in maniera continuativa per 4 settimane, cosa che prima non facevo, prima si lavorava nei ritagli di tempo, perché tutti noi avevamo già un lavoro principale, quindi si doveva così distribuire il tempo di lavorazione dei film, quindi con le conseguenti dilatazioni nel confezionamento poi finale dell'opera. In secondo luogo ho avuto la possibilità di lavorare con altri professionisti che prima non potevo permettermi, tipo c'era un fonico, prima non avevo mai avuto un fonico, c'era un assistente alla regia, c'era un direttore di produzione, quindi mi sono sentito sgravato da vari compiti e da varie responsabilità produttive che prima dovevo sostenere. Quindi ci sono stati questi come elementi positivi. Chiaramente poi i mezzi tecnici sono più che altro quelli che ho adottato nei film precedenti. La telecamera è stata la stessa con cui ho girato film sporco, però insomma, visti i presupposti e considerati i risultati, possiamo dirci soddisfatti. Di che tipo di distribuzione hanno goduto i tuoi precedenti lungometraggi e come stai lavorando per distribuire Occhi? Allora, i primi due hanno avuto una buona distribuzione, considerato il fatto appunto che sono dei lavori indipendenti, quindi non sostenuti alla base da una produzione forte, che poi di solito garantisce anche una distribuzione forte. Il primo è stato Radice Quadrata di 3, distribuito dal Centro Espressioni Cinematografiche di Udine, che hanno fatto diciamo una campagna pubblicitaria, un'operazione divulgativa rispetto anche ai loro mezzi molto molto efficace. Il secondo è l'ultimo. Il secondo è anche l'ultimo che ha avuto una distribuzione, Custode Sbestie, che è stato distribuito dalla Ripley Home Video, questa casa di distribuzione Home Video di Roma. Quindi, voglio dire, visti i presupposti con cui sono stati fatti questi film, possiamo dirci molto soddisfatti di queste due distribuzioni. Poi, gli ultimi due, Film Sporco e Occhi, stiamo ancora attendendo delle proposte. Stanno girando solo i festival per ora? Per ora stanno girando soprattutto Occhi. Film Sporco di nuovo chiuso nel cassetto, Occhi adesso sta girando per i festival e ci auguriamo che a breve insomma abbia una distribuzione. Sei mai entrato o hai mai provato a entrare in rapporto con una grossa produzione o una grossa distribuzione? Se non l'hai mai fatto, per quale motivo? No, ho provato ad entrare in contatto con delle grosse distribuzioni, solo che non avendo agganci
per proporre direttamente di persona i lavori che avevo a disposizione, mi sono dovuto accontentare della classica mail, già sapendo che, insomma, capisco anche le grosse produzioni che si vedranno arrivare centinaia di mail, quindi credo che finisca nella montagna del loro database, insomma, nella montagna della posta elettronica. Ah, tu sei uno dei modelli per tanti registi indipendenti italiani. Come ti rapporti a questa realtà e hai mai conosciuto qualche autore che ti abbia particolarmente interessato? Diciamo che sì, ho visto degli autori interessanti. Il fatto di essere considerato come modello, probabilmente credo per l'età, considerata la giovane età degli altri, perché altrimenti non mi spiego altre, non mi do altre risposte. Beh, anche perché sei riuscito ad autoprodurre più di un lungometraggio. Sì, è vero, ma ci sono tanti che riescono, anzi, rispetto a qualche anno fa ho notato, appunto, viaggiando in questi festival, che la qualità estetica, lasciando perdere i contenuti, però la qualità estetica, la professionalità con cui vengono confezionate queste opere prime, anche cortometraggi, è molto alta rispetto a qualche anno fa, in cui si vedeva proprio la povertà del mezzo, cioè della telecamera e degli attori non professionisti. Mi sono meravigliato nel vedere che tutto questo è salito di livello, sia dal punto di vista, appunto, estetico dell'immagine che della professionalità degli attori. Si parla, appunto, spesso di rinascita del cinema horror italiano. Quello che non si può negare, anche se questa dichiarazione è spesso rilasciata a sproposito, è che negli ultimi tempi si sia incrementato il numero delle produzioni di lungometraggi e di cortometraggi indipendenti, come dicevi tu prima, e che stiano nascendo le prime pubblicazioni dedicate a questo mondo. Tu pensi che questa rinascita sia possibile? Diciamo che mi auguro che questa rinascita sia impossibile, facendo io parte di questo mondo. Secondo me comunque andrebbe affrontata questa questione per avere dei risultati, secondo me, veri a livello proprio politico, cioè nel senso adottare dei sistemi come il sistema francese, no? In cui realtà indipendenti o comunque film fatti all'interno della propria nazione poi trovano distribuzione, e non distribuzione secondaria ma distribuzione nei canali, insomma, nei circuiti divulgativi grossi, nei circuiti divulgativi tradizionali, nelle sale. Ultima domanda, quali sono i tuoi progetti in cantiere? Ho finito di scrivere, anzi mi manca solo qualche pagina per finire di scrivere questo ultimo film, quest'ultima sceneggiatura, che per adesso è solo un trattamento, che mi auguro di tradurre poi in immagini, quindi in film, entro la fine di quest'anno, con o senza una produzione che mi sostenga. È sempre un qualcosa che si parlava prima di sottrazione, che ha a che fare con la solitudine. Grazie. Sì, ok.